Bene, per l'aspetto eterico, eterico deve pensare al fluire, pensate acqua che scorre, quindi corridoi, scale, l'ho già detto, strozzature, allargamenti. Allora, normalmente si pensa deve fluire, quindi tutto bello largo, va bene, va benissimo, però ad esempio io che ho le mie storie, adesso nell'edificio che stavo facendo, nel corridoio ho fatto una strozzatura e dopo una grande espansione. Quindi si può anche lavorare su strozzature, proprio farle bene, in modo che l'anima faccia anche un'esperienza, un momentino di raccolto e poi entra in un altro mondo, no? Cioè, l'importante nella casa è che ci siano esperienze, non solamente la razionalità, li metto l'armadio, li metto il frigo, tutto quanto, no? Ma continuamente fare esperienze. Adesso magari alla fine, perché credo che le ultime foto siano in cellulare, che le abbiamo fatte ieri, vi farò vedere anche un po' di quello che facciamo. Lascia stare quello, il ritmo. Bene, fermati. Fermati. Sì, fermati. Questo qui purtroppo è. Allora, ferme. Mi fai vedere qui. Allora, ritmo. La vita è ritmo. Ritmo vuol dire forze vitali. Quando uno è un po' così, un po' stanchino, una passeggiatina, calma, calma. Torna a casa mezz'oretta che sta meglio, no? Si è rilassato. Ritmo, ritmo, ritmo è importante, ritmo è vita. Allora, una cosa che non si pensa, quando si mettono i soffitti con le travi a vista, no? Bene, allora uno fa legno, dice ho fatto legno, travi a vista di legno, le vedo, a parte lo spigolo. Allora, normalmente, qui c'è una riga rossa, vuol dire che questo non va bene. Normalmente oggi che siamo moderni, se questo è il muro, anzi, basta, faccio fuori la carta, non faccio più economia. Se questo è il muro e questo è il soffitto, allora normalmente la prima trave si mette qua e qua la seconda, eccetera, eccetera, perché l'assito si poggia direttamente in testa al muro, perché si fa economia di una trave che poi costerà 20 euro. Ecco, questo è un errore fondamentale che in bioedilizia è normalissimo. Allora, i ritmi sono nove. Volevi farti la casa ecologica. Sono nove ritmi, di cui ci sono anche i ritmi della morte. Perché anche l'agonia è un ritmo, no? Il rantolo, capito? Allora, stando su quelli importanti, a noi serve il giambo. Sono parole greche, i greci hanno studiato questa metrica, i ritmi. Giambo vuol dire breve, lungo. Breve e lungo, tic tac, tic tac. Il mio cuore fa giambo, appena nato è pirico. Pi, 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 pi. Avete mai sentito il cuore di un bambino? Fa 200 battiti, una mitragliatrice. Tutto breve, 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 breve. Poi li faccio tre, non ne faccio tutti noi. Poi diventa breve e lungo, tic tac, tic tac. Quando vai un po' nell'over, cominci a fare tac, tic, tac, tic. Poi alla fine fai tac. E in mezzo ce ne sono altri, anfibraco, anapesto, cose. Allora, tic, il breve, questo è il breve. Facciamo B, L, L, va bene, breve e lungo. Allora, il breve vuol dire sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo, il breve è così. Sto scendendo, il bambino che nasce, sono qui, sono qui, sono qui, mi vedi, sono qui, sono qui. Poi, breve, adesso vivo, breve, lungo, tiro avanti la giornata, breve, mi sono svegliato, 24 ore, mi sono svegliato 24 ore. Poi, a certo punto, lungo, breve, ho vissuto. Quando il cuore comincia ad andare in breve, lungo, è così, vale per tutti. E poi fa lungo, spondeo, fine. Allora, se io metto le travi in questo modo, allora è lungo breve. Vi ho detto, quando sei nell'over, cominci a fare tac-tic, tac-tic. Quindi sopra la testa tu hai questo ritmo. Mentre il giusto sarebbe sempre il mio muro e incominciare col primo trave qui. Quindi un breve. Lungo, si chiama giambo, breve, lungo, breve, lungo. È questo il ritmo della vita normale. Capite? Allora, sopra la mia testa io metto un ritmo di vita.
e non un ritmo di agonia. Ci siamo? Se poi questo qui che ho fatto sbagliato, che l'hai segnato con la riga rossa, gli ho messo lo spigolo a 90 gradi, capite? È già un ritmo che non è di vita, non voglio dire di morte, diciamo di fine carriera, ecco, diventa un problema. Se invece il mio di vita faccio, e lo metto qua sotto, smussati, o smussati in questo modo, basterebbe 45 gradi, meglio sarebbe 30-60, oppure arrotondati, che è ancora meglio ancora. Questo si chiama trave uso fiume, è un nome che ha la trave, dove è la trave normale, il tondo, e vengono solo tagliate le quattro facce, quindi resta stondato naturale. Costa di meno anche, costa di meno perché tutto questo legno lo recuperi. Se io devo fare, da questa trave devo fare un perfetto parallelepipedo, allora la mia trave diventa questa. Capite? Tutto questo legno lo devo tagliare via. Costa di più. Bene, allora questa è l'importanza dei ritmi. Ritmo, sta anche gli scalini, le alzate, le pedate, tutte queste cose qui. Però questo ci tengo a dirlo perché oggigiorno si fa esattamente l'incontrario. Quindi capite sempre, quando vi dico che quando si dice ecologia è una miniera da scavare. Benissimo. Quello ve lo farò vedere durante la pausa, riusciremo a scaricare le ultime foto del cellulare. Ah sì, la catenaria. Sì, quindi facciamo vedere anche il lavoro di paglia che stiamo facendo. Adesso arriverà pian pianino. Bene, bene, nel pavimento, fermati. Allora, il pavimento, questo qui è un larice, qua siamo sempre noi. Tu metti il pavimento, se metti le tavole, ta 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 ta. Quando metti le tavole, si chiama principio metamerico, esiste l'italiano, ragazzi. Monotono, nel senso che se tutte le tavole sono uguali, tu guardi una volta e dici basta. Invece, tu puoi usare il ritmo che vi ho detto più sottile, che sono tre di un tipo, ad esempio, non so, 16 centimetri, e una che può essere o più stretta o più larga, fate come volete. 3 più 1. 3 più 1 è un ritmo di vita spirituale, non solo biologica, perché tutto il mondo spirituale, il divino, è uno e trino. Quindi la legge dell'uno e del trino. E anch'io sono uno e trino. Quindi la mia componente spirituale ha tre articolazioni. Il mio io governa i tre aspetti dell'anima. Capite? Ci piace o non ci piace, il sistema funziona così, nel 3 più 1. Quindi questo è il pavimento, questo è l'arice, quindi vedete uno, due, tre e un'altra. Quindi questo metti un ritmo. Quindi il pavimento è nella vita. Se poi lo metti in diagonale, tanto meglio. Se cominci a disporlo antiorario, tanto meglio. Non avete speso un euro di più. Io ho la politica, vedi, già la carta non la voglio usare, no? Cioè, dobbiamo usare l'intelligenza. Se non abbiamo intelligenza, abbiamo i soldi, capite? E allora oggigiorno le cose uno tende a farle coi soldi. Invece, se abbiamo ingegno, con poco puoi fare le cose buone. Con poco, poco. Bene, avanti, vediamo cosa c'è ancora. Beh, questo l'abbiamo già visto. Ecco, questo è come si fa normalmente una fondazione e come invece facciamo noi. Ve lo fate già vedere. Questa è la rete elettrosaldata, si capisce poco purtroppo, messa in diagonale. Questo è sempre il pavimento che viene messo partendo da un angolo e poi si gira, si vede poco, ma questo. Per fortuna non dipende da me. Avanti. Diagonale, tanto per dire. Smussi. Cosa le smussi? Ossia, in natura, e non si vede niente però, in natura non esiste la linea dritta. Trovatemi una linea dritta. La linea più dritta è l'orizzonte, che è una curva. Non esiste. Non esiste. Ci avete pensato? Non esiste. Esistono solo linee curve, più o meno raggi ampi. Quindi il discorso di fare stondare tutto. Stondare sia nello spigolo che viene fuori, ma soprattutto nell'incavo, nell'angolo. La stondatura è fondamentale. Voi dovete pensare dove si ferma la polvere, negli angoli. Dove si ferma la polvere,
adesso io parlo molto in libera, se fossero qua tutti i tecnici non mi permetterei di parlare così. Dove si forma la polvere, si ferma la polvere, lì si fermano le cosiddette energie negative. Vedete, ragionate così, vedo polvere lì, l'angolino, lì si fermano anche altre entità, perché ci sono altre entità. In una casa, state a pensare, arriveremo a parlare delle entità. Torna indietro. Questa è la casa che abbiamo fatto di mattoni, vi faccio vedere, sono due colonne di entrata, adesso questa è proprio infelice, capitello a esagono, base a pentagono e cilindro, questa è tutta sezione aurea. Perché dal momento che faccio una colonna, l'esagono mi ricorda il padre e il pentagono mi ricorda lo Spirito Santo, e in mezzo c'è il figlio. Devo farle. Facciamo che abbia un senso, perché la vita, non so se voi pensate sia solo papà e mamma mettono il corpo fisico e il corpo eterico, l'anima e io sono io, vengo direttamente dallo spirito. Quindi questo elemento dello stondare. Poi vedremo, abbiamo fatto noi delle sagomature sia di battiscopa, ci sono, si vedrà poco, battiscopa e anche corone di cielo, fatte in un certo modo proprio per portare vita. Ma vi aumenta di un 80% la vitalità della casa, eh? Non stiamo parlando dell'1%, 80%. Noi stiamo facendo adesso in Russia, facendo, ho fatto il progetto, insomma, delle case che tu ci vivi 12 mesi e invecchi di meno di 11 mesi. Cioè, ti dà un mese di vita la casa, oltre che star bene. Quella che stiamo facendo adesso, quella che sto facendo adesso per me, diciamo, quella ti dà circa 15-20 giorni anche di più di vita in più. Grazie anche a questi qua. Questo da solo è una bomba. C'era una manina? Malta. Malta, tu fai paglia quando arrivi lì, butti su una cazzuola in più e basta. Allora, un angolo. Fai paglia, fai intonaco, fai come che fai? L'ho fatto in vista, no? Ecco, quando qua metti il tuo intonaco, qua metti il tuo intonaco e qua ne metti un po' di più. Il diametro, circa un buon diametro, una volta si usava il bottiglione, quando eravamo proprio bassissima tecnologia. Adesso puoi prendere un tubo di PVC, te l'ho tagliato per farti questa curva. Non so come la chiamate in italiano, da noi si chiama guscia, però va bene. E fai questa curva. E altrettanto, dove c'è poi invece lo spigolo, arrotondi anche questo qua. Sì, e allora in questi casi qui, beh, mettere lì solo paglia, adesso non è paglia, non ha senso. Se vuoi, ma lo fai con la malta, fai, butti la malta, metti un pezzo di mattone rotto che faccia da tenuta e poi dai un'altra ripassata. Con la paglia c'è un altro sistema che io lo uso per altre cose. Quando metti insieme due balle resta sempre un buco. Tu prendi la paglia che c'è lì per terra, perché dopo un po' sei in un pagliaio, che la gallina in confronto è niente, quella corta, la impasti in betoniera con la malta, ma ci vuole tanta paglia e poca malta, deve girare qualche minuto perché non prende, e poi fai un pastone e proprio a manate glielo attacchi su, e quello è per riempire, puoi fare anche 5, 6, 7 centimetri, insomma. Va bene. Cosa abbiamo ancora? La simmetria, benissimo. Cominciamo dalla simmetria. Allora, io sono simmetrico. Se mi vedete camminare così, dice ginocchio, c'è qualcosa che non va, capite? Sia l'uomo sano, la sua forma e la simmetria. State attenti, destra e sinistra, non sopra sotto. Non sono totalmente simmetrico. La forma più simmetrica che esiste qual è? Cerchio. Quanti assi di simmetria ha il cerchio? Infiniti. Allora, cominciamo a parlare di simmetria. Se faccio un quadrato, in un quadrato quanti assi di simmetria ho? 1, 2, 3. 4. 4 assi di simmetria. Se faccio un rettangolo, in realtà ho fatto già un po' un rettangolo, se faccio un rettangolo ne ho solo due, perché se questo diventa il mio rettangolo, io ho 1, 2, quindi ho due assi di simmetria in meno. L'asse di simmetria indica la vitalità.
Quindi più assi di simmetria ho e più una cosa è vitale. Quindi il rettangolo è meno vitale del quadrato. Sempre poi bisogna capire l'orientamento. Bene. Qual è una forma che non ha nessun asse di simmetria? La mansarda. Il trapezio. Non ha assi di simmetria il trapezio. Mansarda è bello perché sei romantico, però vitalità non c'è vitalità, non c'è asse di simmetria. Quindi questo qui è di vitalizza. C'è ad esempio, ho visto la tettoia qua dietro, che in sezione è un trapezio, no? Tettoia, animali, fieno qua dietro. Pietro, cos'è? Animali? La stalla, ecco. Allora, noi cosa facciamo? Se questo fosse una casa, dici bene, lo mettiamo a posto, perché c'è sempre una soluzione. A bassa tecnologia, alta non lo so, a bassa te la dico. Inserisco la forma che ha il massimo di assi di simmetria, quindi un cerchio. Sulla parete. Se non puoi sulla parete, fai un tappeto, fai un fa quel che vuoi, fammi sto cerchio. Allora, come si calcola il cerchio? Il cerchio si calcola, qua state attenti, perché questo è già pratico. Vi misurate il... Vado di là. Lo prendo in contropiede, guarda. Bassa tecnologia questa, eh? Bene, io calcolo il perimetro, diciamo 10 metri per fare il numero facile. 10, va bene? Col metro, perimetro. Io ci ho messo una bottiglia, non basta. Bene. Il diametro di questo cerchio, il diametro, deve essere in sezione aurea. Perché quando una cosa è in sezione aurea, espande il suo messaggio. E il foglio uni che avete davanti, l'uni A4, è in sezione aurea. Tutti i bancomat sono tutti in sezione aurea. Guardate che il mondo usa queste cose. E tu hai sto A4 che poi ci siamo abituati, però è in proporzione. Quando vai in America, non so se sapete, la carta è più corta, cioè, mancano 2 centimetri, quindi quando stampate diventate scemi, va bene, perché stampate... però lo senti tosto, perché gli americani sono un pochettino, mascella grossa, un pochettino così, no? Questa è una proporzione elegante, ma è sezione aurea. Prendete la tessera che avete, la tessera sanitaria, tutto quanto, ve le guardate e mettete quelle della banca, le mettete una sopra l'altra, sono tutte uguali, sono tutte in sezione aurea. Cioè il mondo le usa, non ce l'è, tutta la pubblicità fanno in sezione aurea, non te lo dicono, ma guardate perché in sezione aurea il messaggio irradia, penetra, si espande, come volete. Bene, allora, io calcolo questo perimetro, 10 metri, però per scrivere, 10 metri. Lo moltiplico per la sezione aurea del figlio, il figlio, che è quella terapeutica, che va sempre bene. Quindi è 0,725. Quindi viene fuori quanto fa? Ah, scusate, sì, va bene, adesso lo faccio. 7,25 metri, lo divido per 4, come fosse un quadrato, grazie. Le donne... sono sempre più pratiche degli uomini e hanno sempre una borsetta che Mary Poppins, non potevano farlo maschile Mary Poppins. Bene, allora divido per 4 come fosse un quadrato, divido per 4 come fosse un quadrato teorico. Io ho un lato teorico di 7,25 diviso 4, 1,8, quel che verrà fuori. E mi faccio un cerchio da 1,08 m, 1,80 m. Non ci sto perché c'è la finestra, c'è questo e quell'altro, moltiplico ancora per 0,725, viene più piccolo, finché per 3-4 volte potete farlo. State attenti perché sennò, questo è uno strumento, costa niente ma va fatto bene. Quindi finché arrivate a quella misura, so, 1 metro, ok, e ve lo disegnate. Questo riarmonizza la stanza. Però state attenti, vedete che l'ho fatto aperto, non l'ho fatto chiuso. Se il cerchio è chiuso, porta un altro tipo di forza. Un cerchio che gira intorno a se stesso, mi ci perdo.
Oggi è domenica, dobbiamo essere buoni, andiamo tutti a messa. Questo è Lucifero. Ti perdi. Io ve lo dico. Magari tra 20 anni qualcuno ci ripenserà. Quindi è aperto. Fammi finire. Questo cerchio, questo spazio come superficie deve essere vuoto. Vuoto non vuol dire che vedo attraverso, vuoto vuol dire che non c'è un quadretto, non c'è una finestrella, deve essere uniforme. Se c'è una finestra, non funziona. Non funziona. È vuoto. Se questo qui è una forma piena, sono delle terminologie. Questa è considerata forma piena, se c'è una finestra, se c'è un quadro. Allora si rovescia. È come il quadrato fa una cosa, la diagonale ne fa un'altra, è così. Quindi se mi è impossibile, se non posso metterlo, mi torre la testata, le due testate, oppure me lo metto sulla parete lunga, tappeto rotondo per terra, senza disegni, se no diventa pieno. Quindi una stuoia, roba del genere. Bene. E credo ci vuole un'altissima tecnologia. Tu fai il cerchio e ti fermi 5 centimetri prima. Vabbè, se vuoi fartela, fatela. Però è una finestra a forma di cerchio, tu vedi quello che c'è dietro dall'altra parte, non è vuoto. Forma vuota, il concetto è, noi non abbiamo questi concetti, magari stasera. Una forma vuota deve essere solo la forma senza nessun messaggio. Se io ci faccio una finestra, capisci, quello che è fuori viene dentro. Quindi io guardo dalla finestra, vedo un quadro in realtà, no? Chiodino, spago, pennarello. Se vuoi essere ancora più bravo, perché non c'è limite, ci vuole un pennarello e punta scalpello. Pennarello punta scalpello, io lo devo tenere sempre, nessuno ce l'ha per caso, sempre senza ruotare con la mano. Allora incomincio col sottile. Quando sono qua, cosa succede? Che qui ho lo scalpello largo, quindi lo faccio più grosso. Poi torna sottile, grosso. Mi capite? A questo punto ho inserito un ritmo. Vita, altra Mary Poppins. Grazie. Oh, maschietti, stiamo facendo brutta figura, eh? Allora, incomincio. Aspetta, questo devo fare così. Non si vede tanto perché è un evidenziatore, però qui viene più, ai lati viene più grosso, si è capito. Guarda, questo me lo mangio, eh. Allora ho inserito il ritmo. Il ritmo è una forza incredibile. Quando voi lavorate, se fate una cosa col ritmo vostro, è una qualcosa. Lavorate in coppia con un altro che magari c'è un ritmo più lento, anche più lento, vi stancate di più. Capita, no? Non è il tuo ritmo. Qua venendo in su c'erano tutti i ciclisti. Mi ricordo quando andavo in bici c'erano quei assassini, ciclisti. Quei pensionati che facevano 100 km, ti aspettavano l'incrocio, tu andavi col tuo, si infilavano, dicevano, oh, buongiorno, buongiorno, e poi tiravano vigliacchi, no? Ti spezzavano il ritmo che avevi, no? Ti facevi 10 km così, poi ti salutavano, ti avevano ammazzato, diciamo. Quindi chi ha andato in bici le sa queste cose. Oh, la miseria lì. Vabbè. Ok, prego. Sì, un armadio davanti, sì, ma dentro il cerchio non deve esserci niente. Non ha importanza, lui c'è. Anche se metti un tappeto, poi magari ci metti sopra qualche cosa. Non deve essere, lui non deve esserci niente. Questo è un discorso che porta molto avanti, parte dal discorso delle nicchie. Delle nicchie dirò qualche cosa forse alla fine. La forza di una nicchia, che questo ci stiamo ancora parlando. Bene, qui siamo andati a finire.
La simmetria, bene. Vabbè. Allora, ad esempio, la casa che è qua su, quella che volete rifare, c'ha un corpo a 90 gradi più piccolo, qua i cooperativi. Quella è una L. Una casa L fa litigare. L come litigio. Perché non ha simmetrie. Non ha simmetrie. Un giorno avevo un amico, poveretto, che era in ospedale psichiatrico ad Atene, drogato, quindi lo rinchiudevano, legato al letto, una storia, legato al letto perché ha dato fuoco all'ospedale. Quindi sì, ma è tutta una storia che non vi dico, poi è morto anche di overdose, va bene. E vado a trovarlo in questo ospedale psichiatrico ed era una forma totalmente che faceva schizzare fuori di testa. Cioè, cosa, cioè, creami una forma che fa schizzare la gente di testa, quella lì. Cioè, proprio una cosa incredibile. Dico, ma fammi una capannina da geometra di canile, proprio, fammi una roba semplice, fate cose semplici. Vi ricordo che tutto il classico, Palladio, sono tutte, è tutto simmetrico. Un edificio con due ali, tutto il classico è simmetrico. Noi abbiamo inventato l'asimmetria perché dobbiamo essere dei creativi. E il creativo deve sbizzarrirsi. Sì, deve essere nella vita però. Bene, allora dal momento che avete una L, e ve la faccio qua la L, sono sempre economia spinta. Allora, qui c'è un sistema molto semplice. Guardate che fa veramente, crea animosità, eh? Una forma simmetrica crea animosità. Allora, guardiamo chi è ancora in maglietta. Come ti chiedete del pennarello verde? Elena, puoi venire qui? No, non ti faccio niente, c'è solo il video, ma non ti faccio niente io. Ti metti qui davanti a loro e il giubbetto dovresti togliertelo per un momento. Non facciamo niente di brutto, eh. La vedete? Una bella ragazza, sorridente. Permetti, è proprio. È uguale. Cosa vi dice? Maschietti, cosa dice questa? È asimmetrica, sì? Dice questa. Si può provare. Basta. Perché basta. L'asimmetria muove le forze dell'anima. E quindi qui diventava interessante. Come era prima e come era dopo, ci provo quando è dopo, no? Allora, se il mio edificio è una L, più o meno poca importanza, i tetti, tutto quanto, poca importanza. Questo crea problemi. Allora, il sistema più semplice, chiaramente qui che siamo in campagna, in città, già bello più difficile. Io devo pensare di creare una simmetria visto dall'alto. Quindi, in un qualsiasi modo, io creo questa linea che vi ho fatto. Posso essere delle fioriere, se sei in città, può essere mattonelle per terra, proprio per dire una riga color giallo, fai quel che vuoi, in modo che io dall'alto vedo un edificio che riprenda la simmetria. Quindi posso usare fioriere se sono un po' a piantare piante, una bordura, oppure appunto una moda natura con piastrelle, altre cose, ma ricreo la forma regolare, in genere rettangolo. Ci siamo? Costa niente. E fate un po' di giardino. Vi mettete le aromatiche, fate quel che volete. Questo cambia, cambia. Perché l'asimmetria fa venire cattive intenzioni. No, andiamo di là, la lasciamo di là. Scusa, scusa. Bene, sei già pronto. Allora, io adesso, siccome qui l'argomento principale è architettura, vado avanti così. Poi è facile trasferire anche in agricoltura, a parte le specificità di certe piante o altre cose. La linea dritta non esiste in natura, dovete pensarlo, è la realtà. Quindi è un'astrazione che l'uomo fa per la sua razionalità. Se
tutto questo, perché è economia. Però noi basiamo il nostro vivere sull'economia. Capite che non è proprio la cosa più saggia. Dice, sì, ma per fare bello costa. Da noi c'è un proverbio, le cose belle si fanno con i soldi degli altri. Sì, ma tu puoi avere ingegno invece. E allora solamente mettendo le travi, il pavimento 3 più 1, stando attento lì, non sono costi. Fino adesso non vi ho fatto spendere. E la casa cambia decisamente. Terza Mary Poppins. Vediamo se basta. Ai ai ai. Va bene? Oh, dove siamo arrivati? Simmetrico, beh, abbiamo capito. Tengo io, dai. Bene, avanti. Beh, qui ci sono piccoli che ho fatto. Questo, dove viene questo? Ah, vabbè. Palladio. Palladio. Andate a vedervi questo edificio qua. È bellissimo, fare anche il giro delle ville del Palladio, merita. Questo edificio, la rotonda cosiddetta. Io ci ho scritto un articolo, che magari chi vuole glielo posso anche mandare. Il significato di questo edificio è proprio la summa di tutta la conoscenza del Palladio. Palladio è uno che aveva ancora la conoscenza antica, era antico, perché non si tratta di andare indietro, si tratta di scoprire ciò che c'è di buono e portarlo oggi. Ma se no oggi non si sa più cos'è l'origine, e inventi bellerie spaventose. Avanti, sempre, va bene, adesso tagliamo, sempre Palladio, via. Avanti. Qua siamo... Sono i cosiddetti controventi di legno, vedete che sempre sono pitturati, ma con passo diverso. Anche qui c'è sezione aurea per dare questa forza al controvento. Cioè la casa tiene di più. Va bene? Guardiamo. Questa è sempre la famosa stanza da 6 kW che si scalda. Mi dispiace per la luce. Avanti. Ecco, questo è il primo edificio. Quello fatto con le colonne e tutto quanto in laterizio, anche qui c'è questa forma catenaria. Allora, andiamo sempre ancora nell'anima. L'anima quando sta bene è in forma. Ricordatevi questa frase semplice. Io quando incontro stranieri gli dico, nella tua lingua si dice sono in forma? E tutti dicono di sì. Allora, dire sono in forma non vuol dire niente. In italiano, analisi linguistica di sono in forma, diciamo, dove sei? In forma. Non sei qua, sì, ma sei in forma, sì. Allora l'unica spiegazione è che io sono in forma. La forma è qualcosa che non sono io, è qualcosa che io sposo, che il mio corpo fisico riempie. La mia forma non pesa 80 kg, la mia forma pesa 0,0000 all'infinito. La mia forma è come un contenitore che io pian pianino riempio. Poi se mi impegno lo deformo. Quindi quando io sono nato ero già alto così, come forma. Ci ho impiegato 20 anni a riempirla. Mi seguite? Sì. Quando sono stato concepito ero già lungo così. Ho impiegato 9 mesi ancora di più per riempirla. Va bene? Allora il concetto di forma noi non lo abbiamo, perché abbiamo il concetto di materia. Ma la materia riempie la forma. Quindi c'è prima la forma rispetto alla materia. Sì? Sì? Quindi se io studio le forme e metto una casa in forma, me ne posso un po' impippare di certi materiali. Vi faccio un altro esempio. Io creo un edificio con tutti i materiali giusti, legni, tutto quello che volete, tutto quello che volete, e sbaglio le forme, le sbaglio. Non lo so, non ci penso. Tutto allora cosa succede? Che la disarmonia delle forme sbagliate cosa fa rispetto a tutti i materiali naturali? I materiali naturali l'amplificano o la diminuiscono? I materiali naturali amplificano o diminuiscono le forme sbagliate? Le amplificano. Questa è l'ecologia di oggi. Molto meglio un sano cemento che lo vedi, lo sai, ti proteggi in qualche modo. Mentre invece se io ho delle forme
armoniche giuste e i materiali non sono il top, senza andare a perché certe robe spendi, eh? Guardate che con la bioedilizia ti dicono che costa il 10-15% in più. Io ci ho lavorato, ho fatto, ti costa il 50% in più quando arrivi alla fine dell'ultima riga che hai pagato tutto. Fate un tetto ventilato, ti costa quasi un terzo della casa farti un tetto ventilato. Bene, allora se io ho le forme giuste posso avere anche un veicolo diciamo un po' scadente, ma la forma che non mi costa niente, la forma ingegno applicato, viene veicolata. Capite come bisogna un po' pensare? Se uno ha i mezzi e l'invenzione, beata allora, si fa una casa che è super. Cito essere un po' chiaro su questo. Quindi stiamo attenti perché il mondo delle forme non è studiato. Non è studiato. Perché vedi in giro proprio degli opprobri. E i materiali, oltretutto, forse va anche bene che vengono usati male, per cui... Però tu non hai una casa. La casa per me deve essere quel qualcosa che vado a lavorare. In genere se lavoro mi pagano, se mi pagano vuol dire che alla fine sono un po' stanchino e almeno a casa devo ricaricarmi. Se ho una casa che non mi ricarica e che mi svuota, c'è qualcosa che non va, no? Ah bene, dai, adesso qua non stiamo tutto a guardare tutto questo, anche perché, no, via, via. Ah, i colori, porca miseria. Sempre nell'anima ci sono i colori. Allora, quando io do un colore, però voglio far vedere altre cose, un colore si dice piatto, un colore piatto è quello dato su col pennello, qui. Ciuf, 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 ciuf. Piatto, va bene? Il termine lo accettiamo. Quello lì non, è come il tavolo del bambino a scuola adesso, no? Liscio. Quello non mi dà sensazioni. Allora il colore, ogni colore ha la sua natura. Ogni colore ha un suo gesto con cui vuole manifestarsi. Ad esempio il blu, se volete, il blu è scuro alla periferia e poi più che si va verso il centro schiarisce. Se voi lavorate con ragazzi che hanno problemi, volete fare chiamare il psicologo che vi dice tutto, voi dite, prendi quel blu lì e fammi un blu su un foglio di carta. Lui ti fa il blu. Tu guardi quel blu e sei tutto di quell'anima. Da come viene dato il blu, perché tu poi fai fuori quello che hai dentro. Quello che hai dentro lo fai lì. Quindi da come tu dai il gesto, il movimento, la tonalità del blu, ti dice cosa vive nell'anima di quella persona. E guardi bene. Quando hai guardato bene, dice, ma no, prova a rifarlo, gli dai una piccola indicazione. Quando lui pian pianino l'avrà fatto bene, vuol dire che da dentro di lui esce l'armonia. Terapia, eh? E su questo, c'ho una sorella, che è terapeuta e lei ha lavorato per anni nell'ospedale psichiatrico a Bressanone, sopra Bolzano. E i suoi lavori sono stati pubblicati dalla regione, la provincia autonoma, tutto qua, perché lei li curava, li faceva dipingere e li curava, ma non in 20 anni, rapido, cioè col colore, la forza del colore. Sappiamo poco e niente, no? Ecco, allora il colore, ad esempio, se uno il blu te lo fa modello televisione, lei usa questo termine, no? Scuro, se ha capito, scuro all'esterno, segue i bordi e poi più chiaro, lo chiama la televisione. Quello quasi di sicuro, però non voglio dire, o è drogato o ha problemi di dipendenza in qualche modo. Perché una persona drogata, se questo è il marciapiede, qui la strada, non cammina mai qua. Cammina vicino al muro, deve tenersi, deve appoggiarsi e te lo fa col pennello, però tu non gli vai a chiedere se sei drogato o no, magari ti dice, così con gli amici, insomma, poi, non te lo dice, e lo vedi col colore. Allora la scelta del colore è fondamentale per muovere certi processi animici. Primo, il colore non deve essere piatto, perché piatto non dice niente, è cromatismo, basta. Poi viene a sapere, il pigmento è di origine minerale? Ci sono pigmenti, le terre colorate. Si dice che il minerale agisce sul corpo fisico.
quindi agisce proprio sugli organi, sul corpo fisico. Se è di origine vegetale, agisce sul corpo eterico. Pitture vegetali, ce ne sono finché volete. Se c'è dentro la componente animale, la caseina, qua sono già prodotti che non sono quelli di marca normale, no? Allora agisce sulla componente animica. Pittura la caseina, la durga, la solas, questi qui. E poi c'è la componente spirituale. La componente spirituale è l'insieme di tutto questo e lo trovi nel gesto con cui tu dipingi. Allora noi siamo abituati a dipingere così, giusto? Tanti quadrati. Capite che tanti quadrati cosa vuol dire? Sono quadrati. Ho già parlato abbastanza male del quadrato, no? Ecco, quindi se uso un pigmento minerale, colore piatto e pitturato così, non faccio bene solo a chi me l'ha venduto, che ha incassato tot euro, diciamo. No, faccio il lavoro, a me viene il deltoide qua che viene fuori così, ma non ho capito niente. Allora, questi sono esempi di spugnature. Queste sono tamponature che vengono fatte, ne ho viste anche per strada, ma vanno fatte bene. Qui non si capisce, chiedo scusa. Ecco, oppure di origine, se vuoi lavorare nell'eterico, col pennello fai le mniscate, si chiamano in diagonale così, e vai avanti così in questo modo. Noi abbiamo tutto dipinto così. Un colore un po' più scuro, una tonalità più scura, una un po' più chiara e una un po' più chiara. Tre tonalità che vanno su, si lavora in formazione perché non deve asciugarsi, altrimenti viene il rigone. Quindi bisogna saper fare i colori e ti viene tutta la sfumatura dal sotto al sopra. Mi dispiace per i colori che non si vede, ma insomma, chi è venuto da noi lo sa. Bene. Poi vuoi agire nell'anima. Se vuoi agire nell'anima, tu dipingi anche con questo sistema e alla fine per inserire un elemento terapeutico animico, perché è piccolo, vedo di recuperarlo qua, no. Vabbè, se questa è la tua stanza, la parete, tu prendi la pennellessa in mano, cambio colore, prendi la pennellessa e fai, proprio da pavimento soffitto, fai una C e un'altra C. Questa forma qui è una forma che mette equilibrio dell'anima. Non la vedi, perché è tutto bagnato, stesso colore, tu fai questo gesto qua. Quindi non si vede niente, però c'è. Non state a pensare che quello che non si vede in genere è più eterno di quello che si vede. Quello che si vede è perituro. Quello che non si vede c'è e rimane. Bene, questo è un modo per agire nell'anima. Costa niente, sempre non vi ho fatto spendere niente. E questo equilibra gli ambienti. Poi ci sono, allora, il tipo di pittura può essere fatto a spugnatura, bisogna prendere una spugna marina col pelo lungo, perché quelle che vedo in giro, adesso le vedi un po' in giro anche nei locali, ma sono senza il pelo lungo, chi c'è passato lo sa, questo ha fatto le spugnature senza il pelo lungo, e allora viene più a cerchietti, viene come un po' meccanico, ecco, come mettere un programmino e ti fa così. Invece col pelo lungo ti vengono delle forme più organiche, un po' più mosse. Bene, si possono fare 2-3 livelli di sfumature con le spugnature, oppure le velature, che fai prima un colore, qui c'è un colore di base acquerello, poi ne fai un altro, poi passi il giorno dopo fai ancora, è lavoro, però è uno spettacolo, perché lì hai la profondità, allora vai nella profondità. Bene. Era ancora una cosa, però siamo andati avanti lì. Fermati, le finestre, vabbè, ci sono anche più avanti, ci sono le forme, sono quelle là, le disegno io, preferisco. Allora, nella finestra, se questa è la base, la finestra base, quello che potete, comincio a aver caldo. Però non te lo restituisco, tengo qua, vicino al cavallo, metto qua. Allora, se io dormo male, se ad esempio le mie scale per salire, invece che essere orarie, scarnative, sono antiorarie, e quindi faccio fatica a dormire, che poi magari uno sì, l'altro no,
in coppia uno dorme bene e l'altro no, però se uno è più sensibile, allora fare questo smusso qua, e ve lo faccio semplificato. Si tratta di mettere un cartone, un legno, un compensato, qualcosa in quell'angolo in alto, a sinistra, perché la luce a questo punto non entra più a fasci paralleli, perché c'è questa, chiamiamola disarmonia, questa alterazione e non entra più parallela. E fa un altro movimento. Movimento che fa è questo qua. Aspetta. Devo disegnarlo bene, altrimenti. Quindi fa queste lemniscate e viene avanti con questo movimento lemniscata. Movimento lemniscata è la base della vita. E questo qui, la parte di sotto, è oraria, la vedete? Perché questo determina. Se è oraria, è scarnativa e quindi mi fa dormire, mi aiuta a dormire. Se invece sei il ragazzetto che non vuole studiare, allora gli metti un cartone, un compensato da questa parte, e allora la luce. Vedete? È antioraria. E questo è incarnativo. Vi costa un pezzo di cartone, o se volete farlo con il compensato, fate come volete. L'importante è l'angolo. Quest'angolo qui deve essere di 72 gradi. Quello è l'importante. Poi ci sono altre finezze, vabbè, adesso la facciamo un po' semplice. Questo ti dà la qualità tra il concentrarti e l'espanderti. Capite? Tra attività diurne e attività notturne. No, quella è una finestra. Una finestra, ho detto. Finestra. Window. Questa è la finestra. Io sono dentro. Questa è la finestra. Questa è la finestra. Questa è casa nostra. Sì. Sì, per dormire. Da questa per attività diurna, da dentro. No, hai ragione, non l'ho precisato. No, è che io vado, sono abituato. Sì, ma è colpa mia che sono andato in automatico. Bene, queste sono cose semplicissime, un cartone. Fai la prova una notte con un cartone, ti calcoli l'angolo e vedi, ci vogliono 2 o 3 notti, perché il corpo si abitui a un messaggio nuovo. E poi vedi cosa effetto ti fa. Anche se la finestra è chiusa con le tapparelle funziona, eh? Perché vado a dormire e dico, sì, vado a vedere la luce e allora devo tenermi la luce accesa, no, perché dopo non dormi per altro motivo. È la forma. Tu, come fare quel cerchio nella stanza, nella mansarda, la forma c'è, anche se la luce è spenta, io dormo, la forma c'è. Le forme sono realtà. Provate e poi me lo dite. E il grande vantaggio è che non costano. Forme socializzanti è la mezzaluna. Quando andate in un ristorante, è un ristorante, c'è questo finestrone a mezzaluna, piace. Piace. Camera da letto no. Studio neanche non va bene. Questo è per chiacchierare, per mangiare, per stare insieme, per far bisboccia. Sono forme a mezzaluna, come forma base. Poi ci sono delle forme più elaborate, però adesso ci fermiamo. Questo è socializzare, una camera da pranzo, questo è il soggiorno, pranzo. Capito? Allora c'è una finestra per dormire, una finestra per studiare, una finestra per stare insieme. Perché io lavoro sulla luce. E non è che sono l'architetto innamorato della mezzaluna, ti metto, questo è musulmano però, te lo metto dappertutto. Oppure sono innamorato di una forma squadrata così e te la metto dappertutto. Devo sapere cosa serve per quella stanza? Così io lavoro, poi ognuno fa come vuole. Quindi qua le famose finestre, va bene, ecologia spirituale. Ecco, qui adesso dobbiamo pensare che l'uomo è inserito tra 2 correnti principali, quelle che scendono, che si chiama, scende attraverso il sistema nervoso, corrente del nervo si chiama, scende attraverso il sistema nervoso. E quindi la corrente possiamo chiamarla della coscienza, quella
quella che è i famosi neuroni che non si riproducono, e dall'altra parte abbiamo un'altra corrente che sale, che è la corrente del sangue, che è la corrente del calore invece. Quindi corrente del nervo e corrente del sangue. Padre cielo e madre terra. L'equilibrio è la salute. Domina la corrente del sangue? Infiammazioni. Domina la corrente del nervo? Indurimenti, sclerosi. Processo salino, si diceva. Bene? Quindi l'equilibrio tra i due. Mi seguite? Quindi artrosi o artrite? È più o meno uguale, però uno domina una corrente e una l'altra. E devi sapere per come curarti. Tutte le malattie sono queste. La malattia dell'eccesso di corrente del nervo è tutte le malattie che finiscono per osi. Osi, sclerosi, indurimenti. La testa è un po' duretta, no? Si dice la testa dura, no? Tutte le malattie invece che vengono dal sangue finiscono per ite. Sono infiammazioni. Quindi sono proprio i due poli principali. E io devo trovarmi il mio equilibrio. Ma se sono in un ambiente calcareo, ho più forze di Padre Cielo o Madre Terra? Madre Terra, quindi io devo farmi una casa un pochettino che abbia un po' più di Padre Cielo. Quella casa che stiamo facendo 2 metri sotto il livello del mare, un po' tanto di più di Padre Cielo, quando sei sotto il livello del mare e con l'argine lì e dici non tragono mai, vedi l'acqua che sale, no? Bene, se invece sono in un posto di silice, c'è anche chi vive sulle Alpi, no? Sulle Alpi silicico quasi tutto, bene, allora lì ho tanto Padre Cielo. C'era un mio amico che è andato a fare, era psicologo, poi con la riforma Basaglia ha cambiato vita, è andato a fare la guardia forestale sul Parco del Gran Paradiso. Un cambio di vita non da poco. E dico, come stai? Bene, fa. Un po' dura la gente, insomma. E dico, il grande problema, la luce. La luce. È talmente forte la luce lì che ti ubriaca. Proprio stai male, proprio non ne puoi più. Devi metterti proprio occhialoni, proprio da un eccesso di luce, un eccesso di polo cosmico, ti squilibria. Come un eccesso di forze di madre terra, capite? Lì sotto il livello del mare ti vengono le branchie, capisci? E i piedi palmati. Là invece c'hai gli occhi che non ce la fanno più. Come gli eschimesi che hanno quegli occhialini, fanno vedere col di osso, no? Che vedi? Quindi io devo equilibrare. Quindi c'ho queste due correnti di Padre Cielo e Madre Terra. Le chiamo così perché Padre Cielo l'abbiamo nella cultura. Madre Terra è ancora cultura vaga che abbiamo. Devono stare in equilibrio. Ma non c'è mai una posizione di equilibrio, c'è sempre che domina uno o l'altro, quasi sempre. E io devo saperlo, è casa mia e quindi devo mettermi in equilibrio. E poi c'ho due correnti orizzontali, quindi c'erano due verticali, o facciamo anche così due orizzontali. Una orizzontale è l'ambiente. Io sì, beh, dove sono? Ah, in collina. E avevo fatto qua ho preso su internet, la da Ikea, tutto pronto, già fatta. Non c'era scritto casa per collina, capite? C'è solo i metri quadri, non ti dicono che quella è per collina o per mare, tutto quanto. E poi quello che io voglio. Poi ci sono anch'io. Io. Sono un pittore? Fammi una casa da pittore. Sono un pedagogo, un terapeuta? Fammi una casa. Sono uno normale? Faccio una casa normale, decido io cosa fare. Capito? Quindi è una croce che si viene a formare. Non so se qui l'ho disegnata nelle carte che vi ho dato, sì. Credo che sia ora di pranzo, vai avanti, sulla geometria sacra, qui c'è geometria sacra, va bene, tutto il corpo umano fatto in geometria sacra, ok, va bene, tutti l'hanno fatta, questo siamo noi già, questo è un edificio che quello che metti dentro viene rigenerato, perché è fatto in una forma di geometria sacra che ricollega l'archetipo alle cose, metti i semi, metti le piante, ci dormi dentro, io ci ho dormito una notte, il mattino ho dimenticato gli occhiali, non mi ho dimenticato di mettermi gli occhiali, cosa che in genere la prima cosa è buongiorno, sì, ciao, ci sono, no? Ecco, questo è l'altro edificio con le finestre strane che vi ho fatto vedere, credo che sia straora, tu devi darmi l'orario. Lo portano giù?
Allora ci prendiamo avanti a oltranza, così la poniamo via. Abbiamo tutti i tornanti da fare. Geometria sacra, va bene, guardiamo cosa dice ancora, siamo sempre noi. Questo è un centro, come si può chiamare? Non terapeutico, come si chiama? Estetico, che abbiamo. E lì siamo al limite. Ma un tavolino, va bene. Questo era un posto che era un garage. Un centro, un salone di auto. Un quadratone con dentro due colonne quadrate che erano un obbrobrio. Ed è quello del pe... Queste sono le colonne quadrate. E è diventato un centro estetico con tutti i camerini e tutto quanto. Guardiamo se si vede. Ci sarà la foto dopo? Ah, non ci arrivavo a vedere, non si vede niente. E la colonna è diventata tonda con un capitello che porta giù. Noi usiamo diverse volte questa forma. Adesso abbiamo per un circuito, sì, una catena, stiamo risanando i negozi, e in uno che aveva una colonna quadrata al centro, un obbrobrio, proprio perché è quadrato, proprio al centro tipo anche un canale di morte, e abbiamo fatto questo lavoro qua, oltre che riempirli di questi rombi. Cartongesso. Sì, non poi è portante quella, eh. No, col cartongesso io non ho poco. Cartongesso è un obbrobrio, in senso naturale. Una parete di cartongesso, vi toglie circa l'80% di vitalità alla stanza. Una. Andate in America, sono quattro pareti di cartongesso e anche sopra. Quindi, però noi abbiamo i prodotti, pitturiamo il cartongesso e gli diamo la vita. Non, cartongesso, bisogna un po' scoprire le cose, insomma. Ecologia, sinergia, va bene, angoli aurei, sì. Ecco, qua forse si vede meglio qua la finestra con questa cosa. Ancora le pareti bianche. Poi ci sono gli angoli aurei, che nessuno studia. Se la sezione aurea è un numero, l'angolo aureo è l'angolo del tetto. E a seconda dell'angolo del tetto, tu fai scendere certe forze di Padre Cielo o altre. E quindi se tu te lo devi fare, dici va bene, guardiamo posto a posto, ci stai qua mezz'ora, un'ora, 2 ore, quel che è. Quando l'hai capito, in base a quello che devi fare, decidi l'angolo, l'antenna. Come ti metti l'antenna del satellitare? Mettiti l'antenna del Padre Eterno, che forse è meglio del satellitare. E non paghi Skype. Bene. Va bene. Questo è il battiscopa, si vede molto, molto male. E questa si vede ancora peggio, la cornice. Questa sarebbe la cornice del soffitto. Va bene. Ah, va bene, questo è un soffitto cosiddetto a cassettoni, a quadrati, che lo trovi negli uffici. Allora, il quadrato è la forma della Terra. Pianeta Terra è rotondo, sì. Ma se lo guardate con altri occhi e seguite le linee dei vulcani, scoprirete che sono quattro triangoloni messi insieme. Sono quattro triangoloni cuciti insieme, come un pallone da calcio, poi gonfiato e diventa una sfera. È un tetraedro. Guardate le linee dei vulcani, sono le linee di sutura, linee dei vulcani. Abbiamo il quadrato e la linea della Terra, va bene. Nel moderno noi facciamo i soffitti così. Soffitti così vuol dire che già la piastrella parallela al muro non andava bene, l'abbiamo messa in Padre Cielo. Capite? È proprio mi viene il dialetto, non è bello, diciamo il peggio del peggio. Il peggio del peggio. Poi sono tutti materiali artificiali, questo è, vabbè, questo è il nostro rosone. Fermati, stai ancora parlando di quello? No, non è ancora ora di mangiare. Bene. Vabbè, quelle cornici non le vedete. Avanti. Che giri? Sì. Questa è una forma dell'etere, sono quattro le forze di vita, le forze eteriche, e il centro come quintessenza è il cosiddetto etere morale. E questa è la sua forma, e sono degli adesivi che questi li abbiamo. Noi li usiamo un po' dappertutto, e soprattutto è anche dentro nel computer. Può essere fuori, ma dentro proprio come immagine, e ti protegge dai programmi nascosti che sono dentro. Perché bisogna parlare anche di questo, sarebbe da parlare. Certe forme di inquinamento che non abbiamo neanche idea.
cosa fa quella macchina lì. Ce l'ho anch'io, ce l'abbiamo tutti, però devo sapere, quella lì mi mangia. Avanti. Ecco, questo qui che ve l'ho portato perché lo stavo montando da me, quindi l'ho messo in macchina stamattina prima di partire. Questo qui è un rombo, vedete, quindi sono forze di vita, fatto in una sezione aurea, questo l'ho fatto specifico per la casa mia, specifico, calcolando che sono 2 metri sotto il livello del mare, tutto quanto, l'ho fatto su misura, un vestitino su misura. Poi li stiamo facendo, Giuseppe, li stiamo facendo? Sì, li deve fare lui, li stiamo facendo un modello standard, però questo è su misura. Ed è una nicchia perché è in profondità ed è basato sul 3 più 1. Allora si fa fatica a vedere, poi vedete le cornici 1, 2, 3 più 1 più interna. Allora il 3 più 1 sono impregnati con prodotti che facciamo noi, ma è una nicchia. Allora cos'è l'importanza della nicchia? Se voi avete una casa malmessa, ma proprio malmessa, vi conviene martello e scalpello e farvi una nicchia nel muro. Oppure portate il muro in fuori in qualche modo, un angolo, come esempio quell'angolo lì, mettete un cartongesso da mezzo metro e dentro scavate una nicchia, capito? La nicchia ha una capacità di irradiare il contenuto della nicchia in modo può risanare tutto un appartamento. Questo passa i muri, è l'azione di questo. Passa i muri. Allora la nicchia dipende dalla forma della nicchia, se è più quadratosa, se è a mezzo tondo, se è più ogivale, se è fatta a gotico, capite, se è triangolare, e cosa ci mettete dentro? Pensate all'abside delle chiese. L'abside della chiesa è una nicchia enorme. E davanti c'era l'altare una volta, poi l'hanno girato perché non si sa mai coprirti la schiena. Allora, l'uomo che andava in chiesa era tra due sistemi di forze, tra il rosone sopra la porta, che agiva qui, e la nicchia davanti. Questa era un'azione più animica e più spirituale. Veniva preso tra questo sistema e succedevano delle cose. Allora, per dire, c'è un modo per misurare la vitalità delle case, che io uso perché è il modo di dialogare oggigiorno, che sono i gradi Bovis. Conoscete la scala Bovis, alla francese, Bovis. Abbiamo, non posso dire che abbiamo un Bovis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se caso vi parlate tra di voi. Allora, questo qui, uno da solo, fa circa 150.000 Bovis. Una casa normale ne ha 6.000, buona. Quelle normali trovate anche case da 2.000. 2.000 è patologia. Una casa moderna c'ha 2.000. Patologia. Io dico, noi quando facciamo interventi, io porto almeno a 20.000. Perché 20.000 tu hai che fino al 12.000 sei nell'eterico, quindi rinforza la vitalità. Sono numeri circa, eh? Dal 12 al 18.000 sei nell'animico, quindi rigeneri l'animico. Quando superi il 18 vai nello spirituale, quindi c'è tutti e quattro i corpi. Questo da solo fa 150.000, da solo. Qualcuno sa che ne ho messo due contrapposti e arrivo a 300.000. Ma in realtà la casa di paglia, con tutto il resto che ci sto facendo, arrivo circa a 1.200.000, 1.400.000 Bovis. Tanta roba. Che opera, prima di che opera ne ha 50.000, tanto per capirsi. Voglio farmi una casetta che, come dire, ci sto bene, che mi cura. No, Giuseppe li deve fare. Giuseppe li sta facendo. Con questo risaniamo appunto i negozi. No, ho già tagliato la frase. Ho già dirottato. Fate ancora 1 ora e mezza e andate da Giuseppe. E Forlì. Quindi un elemento salutare, un elemento, un anno star lì dentro corrisponde a circa quegli 11 mesi di invecchiamento, ma non è tanto per l'età, perché è importante arrivarci bene, perché arrivare a 120 anni col Parkinson sulla sedia a rotelle non è che proprio, non è l'ideale, penso, no? Ecco, poi magari vedremo. Quindi questo elemento qua. Bene, l'effetto della nicchia. È caduto.
Lascialo lì, dai. Cioè, penseremo dopo di fare qualcosa, dai. Siamo pronti? Sì, va bene. Allora chiudo la frase. Quindi l'effetto della nicchia ha questa capacità. Assolutamente in una nicchia, le vedete in tante case, eh? Anche sulle case, sulle facciate, fanno una Madonnina un po' scavata. Allora assolutamente, non mettere nulla di laico. La foto di Madonna, no, Madonna, Madonnina, no. Sì, la foto Brad Pitt, non lo mettete. Va bene? Allora, o mettete un'immagine sacra, o mettete qualcosa di vivo, un motivo floreale, qualcosa così, qualcosa che sia legato alla vita. Non state a mettermi il computer, toh, capite, dentro la nicchia, perché amplifica, ma guardate che amplifica tanto una nicchia. Può risanare tutto un appartamento, chiaro? Ve lo dico, insomma... certo che lo dico un po' dogmatico, ma lo dico con forza perché non cadere in questo errore. Quindi una nicchia ha una forza incredibile. Bisogna sapere la forma da darle, se dentro è concava, se è più squadrata, sono tutte forze diverse, sono forme. Sì, puoi fare quel che vuoi, anche le edicole le chiamano. No? Allora, saper come farle è una forza unica. Adesso noi le faremo e prima o poi arriveranno. E adesso andiamo a mangiare. Sì, ma questa qui tu la metti così, ti fa tutta la casa, eh? Sì, ma anche quelle che sta facendo Giuseppe. Con Giuseppe facciamo una forma che va bene per tutti. Questa mi sono fatto su misura. Il prototipo me lo sono fatto, me lo sono misurato, l'ho visto. Guarda, noi adesso facciamo diagonale 51 centimetri, c'è un perché. Questo qui ti fai tranquillamente 100 metri quadri di appartamento. Ed è, come dire, un jolly. Perché non posso fare tutto quanto. Dovrei venire a casa tua, stare 3 mesi, capire bene, poi non ho capito bene, facciamo 6 mesi. Con 2 è fatta. Sì, ma non l'ho detto. Sono 3, poi ho detto c'è un più 1. Perché se facessi la progressione geometrica... Qui ne andrebbe un altro. Vedete, largo, più stretto, qui ne andrebbe un altro e poi molto stretto. Ho saltato questo per fare il più uno. E sono piccoli trucchi, non posso spiegarvi tutto. Io vi spiego anche dopo, facciamo domani però, non anche stasera. Cioè, io posso fare 3 più 1 oppure 1 più 3. Se faccio 3 più 1, io raccolgo tutte le forze cosmiche, le concentro lì, e dalla nicchia in radio. È la parabola satellitare, solo che invece di prendermi quello che Murdoch vuol farci vedere, noi prendiamo le forze della vita. Se invece faccio 3 più 1 esterno, le irradio. Però a noi ci serve... Va bene, facciamo pausa. Qua mi sgolo io qui.